Questo programma è presentato da Bosch e-bike system in collaborazione con Montura, Top Dolomites Gran Fondo Madonna di Campiglio con Francesco Moser, Pregis al servizio della ristorazione, Bemer Italia terapia fisica vascolare, Pedal Italy Virtual and Real Cycling, Ristorante Emozioni Fish and Wine a Riva del Garda, Circolo Vela Torbole, la scuola di vela, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Orecca Bevande a Riva del Garda, Carrozzeria Amistadi, il sarto della tua macchina ad arco, Centrale d'Arco, il locale di tutti e per tutti i gusti, food and drink di qualità, Gioielleria De Toni Maurizio a Riva del Garda, MJM Assicurazioni, servizio di consulenza assicurative per privati e aziende. Viaggiando, viaggiando, ci riuniremo a colpi a fondo. Viaggiando, viaggiando, per rinnovare un sentimento. Viaggiando, viaggiando, con uccelli nel tramonto. Viaggiando con te, viaggiando con te, viaggiando con voi. È meraviglioso viaggiare con voi, ma soprattutto è meraviglioso viaggiare con questi grandissimi personaggi che ci stanno tenendo compagnia, che ci stanno tenendo compagnia. Oggi un personaggio, come dire, un po' rock, perché innanzitutto è abbastanza pazzo, perché è un uomo che con la mountain bike è uno sportivo, un ragazzo straordinario che insomma ne ha vinte tante, però non si ferma, è come un Peter Pan, lo vedrete, però è simpaticissimo, anche lui una bella storia, una bella vita, con i suoi alti e bassi. Andiamo quindi a conoscere Martino Fruet, che tra parentesi, ci ho fatto pure un bagno nel lago con lui, ma non so se Alessandra l'ha montato, ma lo vedremo. Intanto vi anticipo anche che questa sarà una puntata stereo, una puntata un po' a sorpresa. Non svelo tutto adesso, intanto andiamo con Martino Fruet. Viaggiamo. Allora Marti, ascoltami, ti abbiamo seguito, tutti dietro di te, tutti dietro di te, divertiti, bellissimo. Adesso mi fai una cortesia? Seguimi. Pazzo, pazzo dalle gare! Andiamo a intervistare. Viaggiando, viaggiando. Oh Martino! Te sei pazzo. Tu sei un bagnino perfetto. Ma no, quello non sta a credere. Mi manca è stato uno dei pochi eletti che ho provato a tirar fuori dall'acqua. Perché tu hai un bellissimo rapporto con l'acqua. No, la odio. Cioè, la odio. Dipende, no, dipende. Perché? Quando piove in gara che c'è il fango mi piace anche l'acqua. La bevo volentieri perché è giusto. Però so nuotare, quindi non come è... Come mai sta cosetta qua? Perché quando ero bambino ho avuto una diatriba con una piscina, un bordo, mi sono rotto i denti sul bordo e quindi da lì in poi l'acqua, io e l'acqua non è che un trauma insuperato. L'ho affrontata più volte ma ha sempre vinto lei. Quindi mi sono chiamato fuori, tanto noi siamo uomini da terra, non siamo dei pesci. Quella lì l'ho messa in disparte per adesso, però prima o poi ci riproverò. Quindi ti devo chiedere grazie due volte. Ha avuto coraggio? Sei stato fortunato, diciamo, che mi hai trovato fortunato. Che toccavo coi piedi. Tipo l'acqua che sta per arrivare adesso, quindi, potrebbe darci fastidio. No, ma l'acqua è un'opportunità, laviamo tutte le nostre impurità. Quindi il coraggio per te cos'è, in definitiva? Il coraggio è affrontare qualcosa che è un problema, una cosa che ti fa paura. E quante cose ti fanno paura? A me?
Beh, il limite di qualsiasi cosa, quando che sai che quello è il tuo limite, anche bere troppa acqua mi fa paura se mi danno da bere 20 litri d'acqua. Va bene, parliamo di paure un po' più profonde. I serpenti mi fanno paura. Ah sì? Vabbè. Se li vedo proprio ti viene quella ti blocchi dentro. L'altezza... Peggio che vedere un orso. L'orso non mi fa niente. Cosa faresti davanti a un orso tu? Diciamo che dipende cosa fa l'orso. Se vedo che l'orso potrebbe attaccarmi, magari potrei anche iniziare a pensare di dover scappare da qualche parte, ma se no non... Ne ho già visti più di uno in Canada, è abbastanza normale vedere un orso. Quindi la mossa migliore con l'orso è fermarsi. Guarda, io quelli che ho visto io, e sono tre che li ho visti proprio nella natura del Canada, sono scappati da me. Dopo, chiaro, anch'io quando senti il rumore di un orso che ti rompe i pezzi di legno, ti fa un po' di angoscia, però mi farebbe più paura un lupo di un orso in mezzo al bosco da solo. Ma non ti metti a correre? Non mi è mai successo, no, sicuramente no. Un serpente invece già quando lo vedo mi fermerei subito con... Ti blocca? Sì, quello un po' di più. Parliamo. Ma di una paura un po' più che riguarda un po' più dentro, una paura emotiva. Sei fidanzato, sei... ma io no, una storia, sono stato sposato, separato, ho avuto una seconda storia, ho avuto famiglia e adesso sono ufficialmente single, però ripeto... Attenzione, notiziona Martino, no, beh, single! Chi mi conosce lo sa, dopo in realtà single per modo di dire, perché sei sempre alla ricerca di... Ma hai figli? Due, uno grande, di che tra l'altro 23 e sta per finire l'università in America perché è andato via... E ha trovato l'America e si è fermato lì, ha fatto l'università che dovrebbe finire oggi, tra il resto, e dovrebbe riuscire a tornare qua, quarantena, mettendo. E l'altra, la più piccola, ha 10 anni. La porti in bicicletta? Sì, la porto ogni tanto, ma poche volte, perché a lei piace la danza attualmente, gli piacerebbe sciare, l'ho portata solo 2 volte. Beh, comunque c'è una forma d'arte poi alla fine in famiglia. Perché è l'arte, cioè, rispetto per esempio se penso ai miei genitori che nessuno era sportivo, lei è sportiva perché io non sono molto sportivo. Beh, allora tu da dove sei? Sei un talento che viene? Io quello che posso dire è sicuramente i miei genitori non hanno influito sul dove sono finito, me l'ho cercato da solo, perché anzi dovevo quasi litigare. Vabbè, quindi sei come un fungo nato dalla prateria tu. Beh sì, nel mio sì, perché non ho storico, ma neanche di miei zii, parenti, non ho storico di atleti del mio là. Forse perché magari erano anche altri tempi, lo sport ne era meno seguiti adesso. Se penso adesso tutti i giovani, perché io essendo anche istruttore da anni, e vedendo anche crescere i talenti sia in squadra che fuori squadra, vedo quanto i genitori siano, certe volte esagerano. Come in tutti, guarda, come in tutte. Però una volta questa cast, cosa qua era rarissimo. Cioè, o eri un figlio di un atleta che ha fatto la storia, o difficilmente avevi un genitore che... Invece adesso la nuova generazione, diciamo... Bene. Martino, una cosa inedita di Martino. Una cosa che non hai mai detto. Non la dico. Devi dirla. Fai outing. No, non si fanno queste cose. Mai deve rimanere per sempre. Quindi... No, ci sarà qualcosa che non hai mai detto. Sì, ma non lo dico ancora. Ma dai, non allora, è ancora il momento. Quella prima. Un inedito, vorrei un inedito di Martino. Un inedito mai detto pubblico, ho fumato una canna nella mia vita. Una sola. Ho fumato una volta nella mia vita. E com'è andata? Patabum. Sì, perché non va bene, buon cancellato. Raccontami del vino, sei anche un intenditore. Piace, è un alimento, innanzitutto comunque nelle giuste dosi, comunque rimane un alimento, non è una roba chiaro anche quello. Più rosso? Ma diciamo che adesso la bollicina è sempre quella che apre le danze, perché per me la bollicina è Bella dopo... Vista o Trento Doc? Trento Doc, comunque se è fatto bene, chiaramente. Trento Doc. Per brindare un allora incontro. Vai dal locale, quindi Trento Doc, alla nazione, quindi va bene una Francia Corta, poi vai all'estero, diciamo che quello che bevo meno assolutamente è lo champagne, quello è poco ma sicuro. Poi chiaramente dipende dal meteo, perché un amarone di 15-16 gradi bevuto qua al lago a 30 gradi, anche no. Quindi dipende un po' anche da quello, dal contesto. Sei un consapevole, uno che beve bene, eccetera, eccetera. Assolutamente bene. Ascoltami, bere male non mi piace. Qual è il tuo sogno più ricorrente? Sì, non sono uno che si ricorda tanto, perché so che sogno abbastanza, però non mi ricordo. Comunque c'ho sempre sta fobia che nel sogno a un certo punto, che sia a piedi, in macchina, in bici, con qualsiasi cosa sono, a un certo punto sto facendo un percorso e salto.
Esatto. Volontariamente passo, come te prima ci hai buttato nel lago, io se vedo una roba a un certo punto da saltare, magari il mio sogno è di poter volare inconsciamente, non so. Ma tu hai capito perché? Beh, non perché lo so. Sai che comunque l'inconscio, no, lo, diciamo che non me lo suggerisce, ti suggerisce che quello che poi è... E quello è il momento della sveglia. Dopo vabbè, ci sono altri sogni, ma non è quello di contento. Forse vorresti andare oltre. Quello che ritorno al discorso di prima, il coraggio, arrivare al limite. Arrivi al limite, vuoi superarlo, e il limite dell'uomo, vabbè, io non sono capace di nuotare, ma sa nuotare, si arrampica di qua, però volare è sempre il limite, quello che da solo non ce la può fare, si deve sempre aiutare, fare. A te piace cambiare prospettiva rispetto alla vita, alle persone? No, sono ben tradizionalista, diciamo. Sì? Sì. Sei sensibile? Sì. Se incontri una persona, la percepisci oltre che nel parlare, sì, un po' anche, oltre. Anche i luoghi sono... Sì? Sì, tipo il ristorante non guardo la lista, il lo guardo da fuori. Déjà vu, cioè, ti è mai capitato? L'ho già visto? Sì, questa cosa. Troppe volte. Quindi intanto mi domando dove volte. Arrivo. Questa è la tua terza vita. Paradossalmente hai sì. Hai capito cosa facevi in quelle due precedenti o no? Ho imparato, però l'ho capito, non si sa, però impari sempre. L'unica cosa è che devi riuscire dall'esperienza, ovviamente, devi trarre qualcosa. E tu ce la fai? Ce la fai, ma poi tante volte o non, sei un recidivo? Non ce la fai sempre. Effettivamente, tante volte sai benissimo che stai facendo lo sbaglio, fai lo stile, ma non penso che capiti solo a me. No, io per esempio... Penso che è abbastanza io normale. Dico che sono la perfezione dell'imperfezione. È perfetto. Puoi dirmi qualcosa? Ma no, è troppo difficile. Magari un filosofo un po' più di alto grado potrebbe... Ascoltami, no, adesso quanti anni hai? 42. 42? Vado per i 43. Non li dimostra per niente, eh. Questo grazie. È un Peter Pan volante, cioè per i prossimi 40 anni. Guarda, quella telecamera lì adesso è una bellissima donna. L'hai vista? Una farfalla ha cominciato a volare nel tuo stomaco, guardala, e invita alla cena. Ti invita alla cena adesso? Là. Qualche fiore eccezionale o qualche guardala. Frase che ho già detto come così? Sì, ma così. Mi posso saltare, vado lì, ma fai quello fare? Che vuoi, cioè, come faresti? Come farei? Dovrei andare lì a presentarmi, vedere. Presente. Ciao. Dov'è sta donna? In che contesto? Sì, ho capito. Ma qua? Qua? Sì, è lì. È dura, partire dal niente, con la telecamera poi. Ma è quello il bello. Vabbè, proviamo, poi in caso sì, tagliamo tutto. Ciao, come stai? Ti ho vista qua da sola, spensierata, che guardavi il lago. E anch'io ero qua da solo e avevo bisogno di fare due chiacchiere, non so, volevo proporti, visto che c'è qua vicino un posto tranquillo, se potevamo fare due chiacchiere, così dai, per passare un attimo il tempo, così. E ti offro volentieri un aperitivo, poi magari, non so, vediamo un po' se andiamo a cena, non so. Allora, lei ti risponde. Sì, ma con una telecamera, brutto così, voi che guardate, è scandaloso, sono mica un attore io. Ti ho detto che deve essere normale, cioè è bruttissimo, a me guardo lei e dici vabbè. No, ma che guardi lei, è sposata lei? Per... No, ma è solo per, cioè, per stare di parlare con la telecamera, come fai? Va già? Bene. Si allora, muove lì, come fai? No. Cancella. Si è provato e secondo me hai un bel approccio, sincero, morbido, semplice. E poi è sempre il primo impatto, no? Che quando esatto. Ti vedi una persona, ti va genio o non ti va genio, poi magari non ti va genio e lo recupera magari se la conosci in un secondo tempo, però all'inizio è sempre un po'... Ma adesso ti manca la metà della mela? O stai bene così libero? Ma ni, perché comunque non si è mai soli, no? Sì, come un singolo ufficiale, ma magari non lo sei. Come dire? Non si sa. Martino, io devo dire che sei un ragazzo straordinario, divertente, ironico, ci hai fatto divertire e direi che con questa bella giornata che si sta chiudendo, con questa piccola goccia che laverà tutte le impurità che abbiamo lasciato. Ci sta salvando, ci sta salvando, alla fine è lì. In Paganella piove sempre, qua no.
Eccoci qua, allora avete visto, difatti la mia Alessandra Albertini giustamente ha fatto vedere subito quello sketch dove io in realtà sono andato dritto dentro il lago mentre Martino mi inseguiva. Bene, perché una puntata doppia stereo? Perché adesso c'è una sorpresa. Io ho conosciuto due ragazze straordinarie, due atlete, Letizia e Giada Borghesi, e sono due sorelle veramente divertenti, diverse, una un po' più esplosiva, Giada giovane, un po' più ironica, Letizia un po' più contenuta, bravissima, fortissima, perché tra parentesi ha avuto un grosso problema alla retina, è stata anche curata e si sta, insomma, tirando fuori molto bene, ma soprattutto con la volontà di tornare la campionessa qual è, già stata anche tra parentesi chiamata nella nazionale del ciclismo femminile. Bene, la cosa divertente è che, e qui lo ammetto proprio, ho fatto un po' il verso alle Iene, quindi una intervista doppia dove una non sapeva dell'altra e quindi è venuto fuori una cosa divertente, ve la voglio proporre in questo viaggio dentro due anime meravigliose come quella di Letizia e Giada. Letizia e Giada, vai! Ding don, ding don, Giada, Letizia, Letizia, Giada. Sentite le campane di rallo? Qua ancora non abbiamo ancora capito bene. Tu sei Giada, giusto? E tu sei Letizia? Ma tu, Letizia, sei sicura che sai tutto di Giada? Tutto no, una gran parte sì. E tu sei sicura di sapere tutto di Letizia? No, non sono sicura di sapere tutto. Quanti anni hai? 17. 21. Descrivi Giada. È determinata, è gentile e un po' timida. Sei simpatica. Qualcuno ogni tanto vi scambia? Sì. Sì, spesso. Quando? Quando siamo in bici. I nostri amici, quando li incontriamo o le persone che del paese. Cosa ti dà fastidio di tua sorella? Che non guarda tanti film, a me piace guardarli. Che vuole sempre sapere tutto lei. Litigate? Sì, qualche volta sì. Sì, a volte sì. Un esempio? È un esempio quando lei vuole sempre averla vinta e vuole sempre portare avanti la sua idea. Non rompere. La dote migliore di tua sorella? Sa ascoltare. La tua dote migliore è che sei molto espansiva e che fai amicizia e parli molto con gli altri. Chi impiega di più a prepararsi? Io. Lei. Scarpe alte o basse? Basse. Scarpe basse. L'animale preferito di Letizia? Cane. Cane. Genere di film preferito? Non guardo film. Quelli che trattano storie vere. Apple o Android? iPhone. iPhone. Una cosa strana che mangiate? Cosa strana? Polenta spezzatino. Polenta spezzatino. Ma questa non è strana? È strana. Mangio di tutto. Il tuo show preferito? Le Iene. Il mio show preferito? Le Iene. Vi fate mai confidenza sugli sfarfallamenti amorosi? Qualche volta. Sì, parliamo spesso insieme. Letizia ti ha raccontato mai del suo primo bacio? No. Te lo racconterebbe? Non lo so. C'è stato il primo bacio? Sì. E perché non gliel'hai raccontato? Perché è segreto. A stampo o sei andata diretta? Non posso dirle queste cose. Tua sorella è il ragazzo? No, che io sappia. Hai ragazza? E se lui guardasse te? Guardo dall'altra. Se lui guardasse lei, mi offenderei, sì. Guarda Letizia e dile una cosa che non le hai mai detto. Ti prendo come esempio. Chi è più Iena di voi? Io. Più Iena è lei. Perché io sono più tranquilla e invece lei è più attaccante. Chi resiste di più alla fatica? Io.
l'Egizia. Ultima festa insieme? No, non siamo mai andati a feste insieme. Ultima festa insieme è da un po' che non ne facciamo perché le domeniche siamo spesso per gare e poi col coronavirus chiusi in casa, quindi. Chi fa la prima mossa? Io. Dove la fai? Non la fa. Io mi riferivo magari a una festa. Ma no, ma non andiamo molto, cioè non andiamo molto a feste. Ma non ti è mai successo di andare a una festa e vedere un ragazzo che ti piace? No. Ti blocchi? No, a feste non è che andiamo molto nelle feste e soprattutto insieme, cioè. E tu hai già avuto ragazzi? No. No, aspetto quello giusto. E come fai ad accorgersene che è quello giusto? Credi nell'amore a prima vista? No. Chi è la più gelosa? Più gelosa dipende su cosa. Beh. Più gelosa io. Io? Perché? Beh, perché lei ha raggiunto già tanti risultati e io non ancora di quel livello lì. Il primo bacio a stampo o direttamente al focus? Stampo. Come generale. Sapete come si baciano gli esquimesi? No. Gli? Esquimesi. Non so cosa sono. Esquimesi. Quelli che vivono in Polo Nord. Ah! No, non lo so. Vuoi saperlo? Sì. Col naso. Ah. Così. Vabbè, dai. Magari prima dello stampo poi... Pensavo peggio. Musica o ballo? Musica. Oddio. Musica, mi piace ascoltarla, ma non cantare perché non sono capace e ballare neanche, non sono capace. Hai pensieri negativi su tua sorella? No. No, sono più quelli positivi che quelli negativi. In privato, la cosa più importante per te? Gli amici e la famiglia. In privato penso la fiducia. Che cosa cambieresti di tua sorella? La sua timidezza la renderei un po' più estroversa. Di te cambierei che dovresti essere più aperta alle idee degli altri e non portare sempre avanti la tua opinione come se fosse sempre giusta. Sei superstiziosa? No. No, non molto. Ma mi dite la verità o mi prendete in giro? No, verità. La verità. Chi perde il controllo prima? Io. Lei. Una cosa che nessuno potrà mai togliervi? È la nostra... il nostro legame. Beh, comunque il fatto che ci capiamo velocemente e che ci aiutiamo l'una con l'altra. Quante volte hai cambiato opinione su tua sorella? Mai. Beh, quando mi fa arrabbiare cambio opinione, però dico adesso non gli parlo più per un po' e dopo invece dopo un'ora gli parlo. Se sapessi di morire domani, cosa fareste? Andrei in un posto che mi piace. Farei quello che faccio adesso nella mia vita perché sono contenta di come vivo adesso. Di un buon proposito a tua sorella. Mi impegno a essere sempre al tuo fianco. Un buon proposito è... che farò del mio meglio per cercare di migliorare i miei punti di debolezza, quelli che tu pensi che siano negativi. Chi si incazza prima con mamma e papà? Io. Giada. Tre cose che avete in comune? Tre cose che abbiamo in comune è che ci piace lo sport, che siamo ragazze semplici e comunque che... penso che siamo ragazze sincere. Passione per il ciclismo, per lo sport in generale. E abbiamo gli stessi valori che ci ha trasmesso i nostri genitori. E gentilezza. Cosa non rimanderesti mai a domani? Quello che posso fare oggi. Non rimanderei mai a domani un allenamento. Tra i cantanti, chi vorresti ti telefonasse ora? Ultimo. Tra i cantanti mi piace Ultimo, quindi. Chi non ti fa sentire a tuo agio?
Sì, qualche allenatore del passato, diciamo così, senza far nomi. La prof, all'interrogazione. È un prof, anzi. Come si chiama? Tommaso. Dico il nome. Cosa ti spaventa? Mi spaventa quello che non posso controllare. Il coronavirus. L'ultima volta che ti sei imbarazzata? Prima, l'intervista. Prima ancora, mi sono incartata. Poco tempo fa. E niente, è successo che mi hai fatto una domanda e non ho risposto. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte, come la luce che filtra qui da questa finestra, come la vita che... Ebbene, penso che ci siamo divertiti anche con questa intervista doppia, ma a questo punto anche un saluto doppio, per cui chiamo il mio gemellino. Giovanni, vuoi venire anche tu che salutiamo insieme? Vieni, vieni. Eccolo qua il mio gemellino. Allora salutiamo insieme. Ciao, alla prossima puntata, alla prossima domenica. Questo programma è presentato da Bosch e-bike System in collaborazione con Montura, Top Dolomites Gran Fondo Madonna di Campiglio con Francesco Moser, Pregis al servizio della ristorazione, Bemer Italia terapia fisica vascolare, Pedal Italy Virtual and Real Cycling, Ristorante Emozioni Fish and Wine a Riva del Garda, Circolo Vela Torbole la scuola di vela, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino. Orecca Bevande, a Riva del Garda. Carrozzeria Amistadi, il sarto della tua macchina ad Arco. Centrale d'Arco, il locale di tutti e per tutti i gusti. Food and drink di qualità. Gioielleria De Toni Maurizio, a Riva del Garda. MJM Assicurazioni, servizio di consulenza assicurative per privati e aziende.